leggio, bisogno del leggio. Certo, il leggio. Il leggio. Ci, mo, si, re, mo. Che fa? Che stai facendo? Io sto facendo l'allenamento. Ah, perché lui fa il finalista, sai? Lui... Ah, ok, le sillabe finali, allora, molto bene. Beh, allora, grazie. Questa settimana parleremo di Novè. La. Beh. La. Ah, sì. Parleremo di Terenzi. Il. Barbara Du. Su. No. Cristià. No. Malgiò. Io. Maria De Filì. Pia. Lippa. Vale. Grazie. L'ha sbagliato uno. Arrivederci. Ciao. Ci. Ciao. Ne ha sbagliato uno. Oggi 14 aprile, come ogni anno, sì, puntuale, caschi il mondo, non si scappa, arriva il 14 aprile. Ma per forza, il 14 aprile deve arrivare sempre. Ma certo. Domenica delle Palme, festeggiamenti a Palmi, in Calabria, Palma de Mallorca, ma no, non c'entra niente. Palma, in Emilia Romagna, non c'entra niente. Il famoso per il parmigiano, ma no. A Padova, e non viene bene. Che c'entra Padova? Non viene bene, però l'ho detto per aggiungere una. Oggi, visto che domenica delle Palme, è festa e non si va a scuola. Ma non si va a scuola perché è domenica, non perché... Che... Non si va a scuola. Attenzione bambini, non fatelo a casa. Ma cosa? Di non andare a scuola. Ma che c'entra? Vabbè, vabbè. Domenica prossima è Pasqua, festa del Risorgimento. Risurrezione. Risurrezione. Si può dire. Noi non andiamo in onda. Non andiamo in onda, vabbè, bravo. Ci vediamo fra due domeniche, ma ci vediamo domani sera. Con che fuori tempo, sì, che... Però io, siccome mi piace questo programma, io vengo lo stesso. Lei viene a Pasqua. Domenica vengo qua e faccio da solo. La buona Pasqua, non ci vediamo, non so che cosa regalarti. Ma niente, siamo. Ti do, guarda, ti do 20 euro. Ma non li vuoi? Ma non li vuoi? Compro di quello. Ma non li vuoi? Compro di regalo. Buona Pasqua. Ma li... Buona Pasqua. Li regalo, li regalo a Caccamo. Buona Pasqua. Vabbè. Il meteo. Caccamo, hai capito? Li regaliamo a Ciro. A Ciro. A Ciro. Li ho regalati a Ciro. Vabbè. Il meteo. Meteo. Questa settimana le temperature massime scenderanno. Beh. Scenderanno così tanto da diventare inferiori alle minime. Notizie di TV, Maurizio Costanzo Scioli. Le Iene, sì, hanno smascherato Maurizio Costanzo. Aia, cioè? Lui si è sempre vantato di essere il nipote di George Bernard Shaw. Ma si chiama, di George Bernard si chiama Shaw. Maurizio Costanzo Scioli, e dice che è nipote di George Bernard Shaw. La puntata di giovedì non è andata in onda. Perché? Maurizio si è rifiutato di andare in onda. Una puntata troppo difficile, ha detto. Perché gli ospiti erano... L'attore americano Arnold Schwarzenegger, Jas Grabowski, Gad Lerner e Rich Fenwick. Non sapeva poi come doveva dire questi, no, come li chiamava. Ma dai. Leggo lo sponsor. Dai, lo sponsor. Leggo lo sponsor. Allora, famiglia Sassanotti. Ma chi è? Lo sponsor, non è che ho le macchine, i fotografi, i telefoni. Vabbè. Famiglia Sassanotti, vendiamo rame. Aia. In località vicino al lago di Como, per poter dire quel rame del lago di Como. Oh, che vergogna. TV, che vergogna. Uomini e donne. Che vergogna. TV, guarda Britti come ride. Ma canale 5. Una cosa seria, posso dire? Questo è serio. È serio, sì. Il caso di Claudio Strappato. Claudio Strappato è un tronista di Maria De Filippi. Io mai sentito. Poi, sì, mai, no, è famoso. Mai, può anche il pubblico gli diceva, vai a studiare, ignorante, analfabeta, vai a studiare. Lui adesso si è laureato in lettere, in filosofia, adesso è colto e Maria l'ha cacciato, non lo vuole. Ma, perché uno colto che ci fa la... Ma non è vero, ma dai. Vabbè. Rubrica dei tre libri, quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Tre. Come mai? Sono tre. Ma come? Sono tre ogni volta, tre, sono 10. Se la rubrica dei tre libri, sì. Ma è quello che ti ho sempre detto io tutta la vita. Primo libro. Il libro degli sconti, è un libro di 600 pagine, sì, dove si possono leggere tutti i vari sconti. Sconto del 20% sul pecorino, sconto del 15% sul macinato. No, 600 pagine. Sconti, ci sono tutti, è pieno di questi sconti. Scritto da Assunto Tamburini. Assunto? Maschile di Assunta. Assunta, maschile di Assunta. Assunta. Secondo libro Lo Salto. Perché lo salti? Secondo libro Lo Salto. Leggilo. No, il titolo è Lo Salto. Lo Salto, Lo Salto. Il titolo è Lo Salto. Sì, sì. Scritto da Eleno Brero. Eleno, che è il maschile di Elena. No, Eleno è il cognome, Brero è il maschile di Brera. Eleno Brero è un campione di salti. Di salti? Lo sa.
lui è ignorante, l'ha chiamato, doveva chiamarlo il salto, l'ha chiamato lo salto. Ah, lo salto, lo salto. Però, sì, però ci sono tutti i tipi di salti, cioè? Salti in lungo, salti di gioia, salti in largo, salti in padella, salto mortale, salto il pranzo, salto con l'asta, salto. Sai, salto con l'asta sai qual è? Chi lo vince il salto con l'asta? Chi lo vince? Quello che... Il maggiore offerente. No! Vabbè, e l'ultimo libro autobiografico si intitola Il mio amico Terence Hill. Facciamo entrare... Chi? Il libro... Il libro... Il mio amico Terence Hill. La copertina. Ma Terence sei in America, non sa niente tutta questa storia. Allora, leggiamo qualcosa della abbiamo pagina. Un minuto. La prima pagina. Terence Hill è il nome d'arte di Mario Girotti. E questo lo so. Che decise di farsi chiamare Terence Hill perché Bud Spencer e Mario Girotti non suonavano. Non suonavano. Attore, regista, soubrette. Ma no. Italo-veneto-umbro, americano, massachusettsiano. Da poco ha festeggiato i suoi 88 anni di carriera. Ma ne sei 80, ha compiuto 80 anni? Ha compiuto, ma lui ha iniziato a 8 anni. E allora? Allora, 80, 88, diventa 88. Ma no, insomma. Ma ha iniziato con Dino Risi, ha girato tantissimi film. Dio perdonami. No, Dio perdona, io no. Il mio nome è ciascuno. No, è nessuno, ma no, non sai niente. Trenitalia. Ma che... continuavano a chiamarlo Trenitalia. No, Trinità, che Trenitalia? Trenitalia. In TV dal 2000 interpreta Don Matteo, undicesima serie girate in ordine. Prima la prima serie, poi la seconda serie, la terza serie. Cioè, esatto. Tutte cose fatte in maniera seria. Terence Hill, grande professionista, amante della puntualità e della precisione. Un uomo preciso, io ne so qualcosa, lui per esempio cade un piatto, dice oh, si è rotto in mille pezzi. No, lui le conta, uno, due, tre, quattro, perché ha la precisione. Dice, un uomo preciso, dice, sono 100 anni che non ci vediamo. No, lui dice, sono 8 anni, 3 mesi, 14 giorni, lui è preciso. Terence Hill, Terence Hill, per esempio, lui, la precisione sua dice, una volta mi ha detto facciamo 4 passi, no, facciamo 4 passi. Ha fatto 1, 2, 3 e 4 e si è fermato. Ci stava investendo una macchina. Una volta mi ha detto esco, vado a prendere una boccata d'aria. È rimasto, si stava affogando perché... Ha detto ancora, prendere ancora perché stava... Grande amante degli animali, c'ha 70 Doberman. 70 Doberman. Vabbè. Ha paura che glieli rubano e ha preso 70 cani da guardia che fanno la guardia ai Doberman perché ha paura che gli rubano i Doberman. Ultima notizia. È tardi. Notizia di sport, mi raccomando, falla bene. Sì, la faccio bene, la faccio sempre. I tifosi del Padova sono preoccupati perché la loro squadra del cuore rischia di finire in Serie C. Salute. L'hai fatta male. Ma l'ho fatta bene. Ma con i tempi comici. Ma l'ho fatta benissimo. Rifalla. Rischia di finire in Serie C. Salute. Hai visto come l'ha fatta? L'ho fatta uguale a me. L'ha fatta bene. Dino Frassica. Ciao. Grazie.